Bentornati al canale Recensioni, nuovamente con una bici elettrica pieghevole. Oggi abbiamo la Heatway BK10S, una nuova bicicletta tra virgolette, perché è un modello che c'è sul mercato già da un po' di tempo e da quanto mi risulta ha venduto anche parecchio, quindi è un modello decisamente rodato. In questo caso la BK10S, quella S fa decisamente la differenza, perché è una versione un pochino più potenziata, cioè con una coppia maggiore rispetto alla BK10, che è una versione base. Stiamo parlando di una e-bike pieghevole con un costo inferiore ai 1000 euro. Ed ovviamente quando si parla di un prodotto con un prezzo, diciamo, così basso per quello che offre, non possiamo pretendere di avere la componentistica ai massimi livelli, ma possiamo avere il massimo per quella cifra, ecco, quello che è il massimo della funzionalità e della praticità che ci può offrire una bicicletta così a basso costo. Devo dire che rispetto ad altri modelli di biciclette pieghevoli che ho avuto il modo di testare, questa è tutta un'altra storia, perché non si tratta di una bicicletta con cui solo fare piccoli percorsi, ma con cui si possono fare anche delle distanze un pochino più ragguardevoli, anche secondo me oltre 30 km, proprio perché abbiamo queste ruote grasse che ci permettono di avere un comfort di guida maggiore, di poter fare anche dei percorsi sterrati, di andare sulla sabbia e insomma di avere comunque una maggiore comodità di guida. D'altro canto, tra gli aspetti negativi che possiamo avere da un maggiore comfort di guida, abbiamo un maggiore peso, perché abbiamo una bicicletta che pesa 27 kg, quindi dobbiamo puntare molto sull'assistenza del suo motore, che come vi dicevo in questo caso è molto potente. È una bicicletta sì per l'utilizzo urbano, quotidiano, che potete piegare e portare con voi, però sappiate che per l'appunto 27 kg cominciano a farsi sentire quando la dovete trasportare. Secondo me è una bicicletta più adatta alle vacanze, per esempio, o comunque per ritirarla, magari se avete degli ambienti angusti in casa, magari anche senza continuare a sollevarla, ecco, insomma. Cosa possiamo dire a livello di caratteristiche tecniche di questa Heatway? Allora, come vi dicevo, cosa principale, abbiamo ruote grasse, ma abbiamo anche un sistema di ammortizzazione, quindi una forcella anteriore ammortizzata ad olio. Non è regolabile, abbiamo una forcella base. Le prime impressioni che vi posso dare riguardo questa forcella sono di una forcella molto morbida che assorbe molto bene le asperità. Ovviamente così è, così la teniamo, quindi non possiamo fare regolazioni. Il fatto che sia molto morbida la rende comoda sui percorsi fuoristradali e quando dobbiamo fare salti e passare marciapiedi, ma se dobbiamo pedalare e alzarci sui pedali, ovviamente tenderà un po' a sprofondare. Il sellino è ammortizzato, anche questa è una soluzione per cercare di attutire un pochino i colpi del retrotreno, non essendo posteriormente ammortizzata. È una soluzione di ripiego che, devo dire, fa il suo dovere. Va bene, vi permette di, insomma, di avere un po' meno male al culo quando prendete delle botte forti. Abbiamo su questa bicicletta anche un cambio, quindi un cambio a 7 rapporti della Shimano, un Shimano Tourney TZ, un computerino di bordo molto carino che ci fornisce tutte le indicazioni necessarie, quindi il chilometraggio totale, il chilometraggio parziale, le modalità di pedalata assistita che si suddividono in tre. Quindi una prima modalità fino a 15 km orari, una seconda fino a 20 e la terza fino a 25. Il motore è alla ruota e anche questo è un dettaglio, ovviamente, per limare un pochino i costi. Non abbiamo il motore al movimento centrale, ma ce l'abbiamo sulla ruota. Cosa comporta questo? Comporta che quando noi pedaliamo facciamo, diciamo, una pedalata e mezzo e il motore si attiva e ci dà una bella spinta. Quando siamo ai 25 km orari il motore sembra veramente di stare su un siluro, perché vi dà veramente un bel rinculo, perché come vi dicevo questa bicicletta è perfettamente legale, 250 watt di potenza e 58 Nm di coppia alla ruota posteriore, quindi sono parecchi e tecnicamente questa bicicletta può salire praticamente ovunque, ma questo lo vedremo meglio dopo. Quindi il motore alla ruota, delle volte potreste considerarlo anche un po' brusco magari,
È una bicicletta per l'appunto con cui si possono fare distanze ragguardevoli, ma se vi piace pedalare, cioè proprio avere il piacere della pedalata, sappiate che questa è più una bicicletta che vi dà una grande assistenza, ci pedalate dietro, ma come dire, molto lo fa il motore, ecco. In virtù dei suoi 27 kg di peso, se noi rimaniamo senza batteria, sappiate che si pedala, perché comunque abbiamo un cambio, ma si pedala molto a difficoltà perché è molto pesante. Come molte altre biciclette pieghevoli, abbiamo tutto un sistema per richiuderla facendole occupare il minore spazio possibile, quindi abbassiamo il manubrio, lo ripieghiamo, ripieghiamo i pedali, ripieghiamo la bicicletta su se stessa, abbassiamo il sellino e possiamo tranquillamente ritirare questa bicicletta anche in una macchina abbastanza piccola. Quindi fa il suo dovere. Abbiamo una luce LED anteriore e posteriore che si attivano dal display. Questa è una cosa molto positiva perché normalmente le biciclette che ho provato fino ad oggi avevano la luce anteriore, quella posteriore andava attivata col pulsantino. Questa invece si attiva direttamente dal display. Dal display possiamo anche inserire la modalità di assistenza quando trasportiamo la bici a mano, quindi lungo le salite per esempio, o anche in un contesto di questo genere in mezzo a un prato, vogliamo camminare, ce la facciamo trasportare dal motore. E abbiamo due parafanghi, freni a disco meccanici che devo dire funzionano molto molto bene, sono molto potenti. Il freno a disco meccanico, anche questa è una soluzione ovviamente per cercare di limare i costi rispetto a un freno a disco idraulico, ma a mio parere, piuttosto che avere un freno a disco idraulico di bassa qualità che potrebbe essere meno affidabile, un freno a disco meccanico nella sua semplicità è molto più affidabile. Quindi non si tratta nient'altro che di un freno a disco che funziona con un cavo. Dalle prime prove posso dire che comunque frena veramente molto bene. Portapacchi posteriore, al quale possiamo anche attaccare una borsa che tra l'altro devo andare a ritirare, se riusciamo la andiamo a ritirare oggi perché mi è appena arrivata. E insieme alla bicicletta ci viene fornito anche un kit di accessori. Quindi c'è per esempio questo kit di chiavi a brugola e non solo, perché ci sono anche delle boccole, quindi è un bellissimo kit di chiavi completo per la manutenzione della bicicletta, una pompa, i catari frangenti, il caricabatteria e due chiavi, due set di chiavi di cui una di scorta, perché qua sotto per l'appunto c'è una chiave che ci permette di accendere la bicicletta e anche di poter estrarre la batteria dal telaio. La batteria è integrata nel telaio, il telaio come possiamo vedere sembra veramente molto molto solido. Nessuno ovviamente ci vieta, se non ci piacciono i parafanghi, non ci piace il portapacchi, di rimuoverli e recuperare anche un po' di peso. Queste sono assolutamente scelte personali. Comunque questa, vi dicevo, un'infarinatura generale delle caratteristiche tecniche di questa bicicletta. L'autonomia dovrebbe stare tra i 30 e i 100 km, è molto difficile stabilire, ovviamente va in base a tantissimi fattori, al nostro peso, alle condizioni climatiche, tantissime cose. Essendo un modello già rodato, già visto e rivisto, io che cosa posso fare oggi? Proviamo veramente a metterla un pochino alla prova, dato che è una fat bike con ruote da 20 pollici, quindi ruotine piccole, ma che ci garantiscono la possibilità di galleggiare sulle pietraie, su percorsi comunque molto difficili. Andremo proprio a testarla in un percorso sterrato abbastanza impegnativo. Quindi il mio obiettivo oggi è proprio un pochino tirare il collo a questa bicicletta e vedere in un utilizzo fuori strada come si comporta, perché ho fatto dei pezzettini e secondo me è molto promettente. Dobbiamo vedere però alla fine di questo giro, che sarà, non so, adesso torna una ventina di chilometri, trarremo poi tutte le conclusioni durante l'utilizzo, se la bicicletta si aprirà in due come una mela o se resisterà a tutti gli urti, alle difficoltà di questi percorsi sterrati che andremo a fare oggi. Eccoci in sella, ho percorso 3,5 km, tutti in salita su asfalto, modalità 2, 20 km orari, assolutamente confortevole questo piccolo tragitto. A breve inizierò il percorso sterrato, vabbè, su asfalto è ovvio che le sensazioni sono molto positive, la bicicletta spinge molto,
la posizione di pedalata è un po' rannicchiata, ecco, proprio perché è una biciclettina piccolina, quindi se alziamo molto la sella per distendere la gamba risultiamo un po' troppo staccati dal terreno quando andiamo a cercare di appoggiare i piedi da fermi, e quindi si cerca di trovare una via di mezzo. Ecco, stiamo per entrare nel percorso sterrato e inseriamo subito la modalità 3, perché qua dobbiamo chiedere il massimo alla nostra biciclettina. La salita che andremo a percorrere a breve è un grande classico di queste zone. Ai miei tempi, quando non c'erano le bici elettriche, si faceva gara per chi riusciva a concluderla restando in sella, proprio perché è molto ripida e abbastanza tecnica, anche se adesso negli ultimi tempi è stata un po' ripulita, quindi è in condizioni migliori rispetto a quando la facevo 20 anni fa. Ottima frenata, devo dire. Ok, iniziamo la salita, sono proprio curioso. Mettiamo un rapportino più agile, perché qua sicuramente ci tornerà utile. Sto andando un po' di gambe adesso, però sento il motore che mi accompagna molto molto bene. E qua stiamo per arrivare al tratto più ripido, eh? Vediamo se ce la facciamo qui. Sto andando di pedali anche. Dai, che forse ce la facciamo, dai. Bene, bene. Molto bene. Come potrete sentire, ho un po' di fiatone perché abbiamo lavorato assieme. Io e il motore. Ma vi garantisco che quello era un tratto davvero ripido e tecnico. Fatto quello, non dovremo aver problemi a fare il resto. Si sente proprio una gran bella spinta, superati i pezzi più ripidi, il motore torna a spingere di brutto. Si guzza, si impenna, ragazzi. Thank you.
Siamo arrivati in questa bellissima chiesina in mezzo ai boschi. Abbiamo percorso 7 km, di cui la metà su asfalto e la metà su sterrato impegnativo, tutto completamente in salita. Abbiamo 4 tacche di batteria, in salita ne segnava 3 perché la stima dell'autonomia varia in base al voltaggio rilevato e di conseguenza in salita si abbassa perché è richiesta più energia e poi dopo quando torniamo in tratti più leggeri si riallinea e quindi abbiamo la stima definitiva che è di 4 tacchette al momento. Mi risulta che tutto sia ancora integro e devo dire che fino ad ora è stato molto molto divertente, considerando che stiamo parlando non di una mountain bike da enduro da professionisti da 4.000 euro, ma una biciclettina economica che teoricamente non è neanche proprio fatta per questo utilizzo, però vi assicuro che è stato molto molto divertente. E adesso continuiamo in salita, andiamo in questi piccoli paesini in mezzo ai boschi e poi al ritorno faremo una bella discesa tecnica se mi ricordo dove imboccarla. Ecco qui un'altra storica vetraia impegnativa da affrontare. Alla grande. Sulle pietraie le ruote grasse sono veramente uno spettacolo perché vi fanno galleggiare sui sassi. Ecco, lì mi sono un attimo inchiodato stupidamente, ma perché sono io una pippa, perché sono un po' arrugginito, non vado in bicicletta quasi mai praticamente, e quindi ho avuto un po' di paura dove c'era il gradino, ma in realtà poteva passarlo tranquillamente, e oltretutto in quel dedalo di viluzze molto strette è proprio il suo pane, perché essendo molto piccola e maneggevole, lì si riesce veramente a passare in modo veloce ed agile. Abbiamo fatto 10 km tutti di salita, abbiamo attualmente mi segna 3 tacche di batteria. Adesso facciamo una discesa anche, credo tecnica, forse anche fin troppo tecnica, non me la ricordo. Fino adesso mi sono veramente divertito. Adesso quindi farò questa discesa che si chiama Bisabosa, è una discesa che non percorro da più di 20 anni
Ricordo che era molto tecnica. Adesso dei ragazzi della zona hanno sistemato tutti i sentieri, quindi probabilmente sarà anche ben tenuta e pulita. Non so se riuscirò a farla, in qualche modo scenderemo. Comunque, metteremo a dura prova, il telaio di questa bicicletta. Ah, cavolo. Eh sì. Fa un po' paura. Grazie.
direi che il test fuori strada è finito, anche perché ho portato non solo la bicicletta al limite delle sue possibilità, ma anche me stesso, perché questa discesa era veramente molto tecnica. Infatti ho avuto difficoltà in almeno 3 punti. Ho fatto un check della bicicletta, tutto integro, quindi io direi che più di questo, come test a livello di qualità costruttiva, di resistenza agli urti e alle asperità del terreno in un percorso molto difficile, credo che non si possa fare. Oltretutto sì, è una bici che potete usare in questi contesti, ma è più una bici da ghiaione, da piste larghe, da sabbia, quindi se volete fare questo genere di itinerari tutti i giorni, magari orientatevi su un'altra bicicletta. Però sappiate che ci si può divertire parecchio con questa bicicletta anche in percorsi così tecnici. Bene, siamo giunti alla fine del video, sono arrivate anche le borse, ve le faccio giusto vedere, sono anche parecchio spaziose, ci sta parecchia roba, completamente impermeabili. E a proposito, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, la bicicletta è impermeabile, ma ovviamente non lasciatela fuori, è impermeabile per quanto riguarda la pioggia. Allora, abbiamo percorso 33 km e sono rimaste 2 tacchette di batteria. In conclusione, devo dire che mi sono divertito, la bicicletta non è implosa, è completamente integra. Gli unici problemi che ho riscontrato sono, vabbè, ovviamente in discesa, in tratti veramente molto difficili, il manubrio si è leggermente smollato e ho dovuto con la brugola stringerlo meglio. Questo sarà stato un mio errore in fase di taratura all'inizio del montaggio della bicicletta. E ho dovuto stringere anche le viti, i bulloni sotto la sella, perché il sellino tendeva a inclinarsi. Per il resto tutto regolare, quindi direi che per quanto mi riguarda questa bicicletta è promossa. Vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione se vi interessa questa Heatway BK10S. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima.